Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Thermolab Trinity. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, il modello del dissipatore e i socket compatibili con lo stesso. Inoltre sono riportate alcune immagini illustrative che ci spiegano le caratteristiche principali del dissipatore. Nel retro della confezione sono riportate le specifiche tecniche del dissipatore, che poi andremo a vedere meglio nel corso della recensione scritta sul nostro sito, e sono riportate alcune caratteristiche e domande con relativa risposta direttamente dalla Thermolab, sia nel lato sinistro che nel lato destro. Inoltre, Thermolab, come negli altri prodotti, appone un sigillo per preservare l'integrità del prodotto. Procediamo dunque all'unboxing dello stesso. Dunque, aperto la scatola, troviamo subito il manuale di installazione, che è riportato come sempre in varie lingue, ed il dissipatore stesso al di sotto del manuale di istruzioni. Quindi il bundle si compone di, vediamo un poco, il manuale di installazione, il bundle che andremo a vedere nel dettaglio nella recensione scritta sul nostro sito, ed il dissipatore stesso ospitato in una busta di plastica. Andiamo ad aprirla. Ok, prendiamo questo sacchetto. Quindi, come possiamo vedere, il dissipatore è a dimensioni abbastanza generose. È dotato di 4 heat pipe in rame. La superficie superiore del dissipatore ha una finitura opaca. È riportato il logo e il modello del dissipatore. La ventola è da 140 mm. Ha un attacco PWM a 4 pin, quindi potremo regolare la velocità della ventola stessa in base alla temperatura che il nostro processore raggiungerà. La base è a specchio, come possiamo vedere. Le heat pipe passano nella base di contatto realizzata in un blocco di alluminio. Inoltre, come possiamo vedere, la ventola è spostata leggermente verso il basso, in modo che il flusso d'aria garantirà anche un miglioramento delle temperature, grazie anche al contatto con la base stessa del dissipatore. Le alette sono ben rifinite, il design è molto sobrio ma anche molto bello a vedere. E niente, vedremo nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.simardware.com varie prestazioni, foto dettagliate e quant'altro. Quindi un saluto da tutto lo staff di extremehardware.com.